dopo le affermazioni di Commisso, ragazzi, Antonello e Marotta, cari amici, negano ancora l'evidenza e addirittura l'amministratore delegato dell'Inter cosa fa? Dice che l'Inter non ha mai commesso un reato, mai, non ha mai commesso un illecito, non ha mai commesso delle scorrettezze e invece noi ve le andremo ad elencare uno a uno, partendo dai caffè corretti degli anni 60, quindi tutti fatti conclamati, non supposizioni, fatti conclamati con sentenza o con ammissione o con patteggiamento, passando per il mundialito degli anni 80, passando per le intercettazioni di Moratti e Facchetti, quindi la lobbying che faceva Facchetti, per le intercettazioni illegali, per i diramenti illegali, per il falso di bilancio che fu condannato all'Inter, per il patteggiamento che fece l'Inter, per il passaporto forse di Rocoba e per le plusvalenze fittizie che ebbe solo una multa, ragazzi. Andremo ad analizzare tutte le cose conclamate dove c'è stata una sentenza. Quindi mi raccomando, ragazzi. Fermi, ragazzi, mi raccomando. Prima di andare avanti, iscrivetevi al canale, per noi è importante, per voi, ricordo, non costa nulla. Attivate la campanellina per sapere quando uscite un nuovo video, mettete like al video, ragazzi, per il bene della verità, contro questo sistema marcio e mafioso, ragazzi. Mi raccomando, YouTube è l'unico viatico, l'unico strumento per far conoscere la verità, perché tutti i media sono assoggettati a questo sistema. Quindi mi raccomando, ragazzi, condividete i miei video, ma non solo i miei video, di tutti gli youtuber che denunciano questo sistema. Mi raccomando, ragazzi, condividete. Bentrovati amici da Aldo De Girolamo. Ragazzi, allora, ieri abbiamo presentato il video con le affermazioni di Commisso sull'Inter, che ha detto che praticamente l'Inter è scandaloso che abbia continuato a spendere soldi nonostante una situazione debitoria scandalosa, pessima, 800 milioni di debito. Ha detto che l'Inter non si poteva iscriversi al campionato. In realtà ha detto anche, su una domanda specifica del perché vende sempre la Juve, ha detto sono gli unici che vengono con soldi veri per comprare i giocatori, perché sappiamo che l'Inter vuole i giocatori gratis. E quindi ci sono costretto a venire alla Juve perché è l'unica che viene con soldi veri. In tutte le squadre nessuno viene con soldi veri, la Juve è l'unica. Ora, a queste affermazioni ovviamente i media hanno fatto di tutto per cercare di smontarla e subito sono andato alla ricerca di uomini dell'Inter per fargli fare una replica, per replicare a Commisso e quindi subito per sminuirlo, per cercare di... diciamo di dargli una risposta per bene. E allora prima l'ha intervistata a Marotta e adesso ve lo faccio ascoltare, il quale praticamente non ha detto altro, si è impappinato un po', però dice no, alla fine rispetto Commisso, ma alla fine noi abbiamo rispettato i parametri di UEFA e FIFA, e finisce l'affermazione con una risatina, la classica risatina per dire vi ho paracu anche questa volta e non ci potete fare nulla. Guardate. Molto rispetto prima al Commisso, quindi credo che siano esternazioni non solo fregate dal fatto che l'Inter adempia tutti quelli che sono i doveri e i criteri finanziari, economici, che sia l'UEFA che anche la Federazione ci impone di rispettare. Di quelle che dice noi possiamo fare tutto, ci possiamo permettere qualsiasi cosa perché abbiamo in mano FIGC, UEFA, FIFA, tutto abbiamo in mano. Quella è la risatina di Marotta, di chi mente sapendo di mentire. Ma ragazzi, ma l'affermazione più scandalosa l'ha fatta Antonello, il CEO dell'Inter, cioè l'amministratore delegato dell'Inter. E cosa ha detto? Ha detto non solo che l'Inter ha rispettato tutti i parametri, ma che l'Inter come sempre ha rispettato tutte le regole. Ebbene ragazzi, caro Antonello, io mo non mi voglio soffermare sulle cose, sui fatti conclamati, che però non abbiamo ancora una sentenza, non abbiamo ancora una certezza definitiva, come ad esempio le quote di Rock, come ad esempio il fatto che l'Inter non aveva le garanzie per iscriversi al campionato, nonostante sia abbastanza evidente, perché nel momento in cui Grant Tower, Zhang garantiva per le quote dell'Inter e poi si è dimostrato che non aveva i soldi nemmeno per garantire i suoi,
debiti, come poteva garantire per l'Inter? Questa è una cosa logica e matematica, pure un bambino sapendo fare 2 più 2 fa 4, no? E però che la giustizia sportiva non si muove, sta ferma. Se fosse stata la Juventus, apri di cielo, siamo già in Serie D, siamo già in Serie D. Però ecco, io non mi voglio soffermare su queste cose qua, come le quote di Lion Rock, ragazzi. Le quote di Lion Rock ancora oggi scrive sul sito Lion Rock che è dal 2021 che ha chiuso l'investimento dell'Inter e l'Inter non l'ha comunicato alla BCC. Questo è illecito sportivo. Anche qui si evidenzia, anche perché si è evidenziato dai fatti, perché quando Oaktree è andato a prendere, ha discusso il suo pegno nei confronti di Zhang, si è trovato direttamente in mano di Grant Tower, cioè di Zhang, il 99%, quindi il recupero di Lion Rock già ce l'aveva Zhang. E quando c'è un cambio di proprietà bisogna comunicarlo, e l'Inter non l'ha mai comunicato nel 2021 che Lion Rock aveva ceduto le sue quote a Zhang. E questo è il legito sportivo, quindi anche qui è abbastanza automatico, ma non c'è una sentenza, quindi non ne voglio parlare. Parliamo di fatti conclamati con sentenza definitiva e sui quali addirittura o c'è una sentenza, appunto, oppure c'è la missione e il patteggiamento dell'Inter, ragazzi. Facciamo alcuni esempi. Gli anni 60 con i caffè corretti di Herrera, Ferruccio Mezzola, ex giocatore dell'Inter, lo disse subito, scrisse un libro e disse che l'Inter si dopava, così mettevano questa pillolina nel caffè. Il fratello Mazzola, bandiera dell'Inter, anche attuale, ha sempre negato fino alla morte del fratello. Fino alla morte del fratello, dopo la morte del fratello, da pover'uomo, si può dire, da uomo piccolo, 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 perché ha fatto morire il fratello prima di doverlo ammettere, ha ammesso tutto, ha ammesso. Da mio fratello aveva ragione, non potevamo fare altro. Sì, ci dopavamo. E quindi, uno qua, Antonello, guarda, allora, o Antonello o Mazzola dice a falsità, ok? Quindi, ma è evidente che se lo dicono due bandiere dell'Inter, tra l'altro sono morti tanti giocatori dell'Inter, e quindi con quel doping lì l'Inter ha fatto omicidi. Quando io dico che l'Inter ha commesso tutti i reati del codice penale, non lo dico, non è una frase fatta tanto per dire, ma è così, ragazzi, è così. Ora non voglio stare al discorso degli anni 70 quando hanno provato a soffiare lo scudetto al Bologna con la storia di doping che si inventarono nei confronti del Bologna. Diciamo stato che quella situazione lì poi alla fine il Bologna riuscì a farsi assolvere, a dimostrare la sua innocenza e vinse lo scudetto, quindi lasciamola perdere. Passiamo per esempio agli anni 80, 81, il Mundialito nel Giardino, dove l'Inter schierò, poiché era un Mundialito fatto di giovani, l'Inter schierò un fuori quota con un documento falso, stile Inter. Falsificare documenti, ragazzi, loro l'hanno sempre fatto da quando esistono. Falsificano tutto, tutto, documenti, scudetti, passaporti, bilanci, di tutto, certificati medici, tutto. Falsificano certificati medici che non fanno andare i loro giocatori nazionali. Questa fate l'Inter, ragazzi, sono intercettazioni telefoniche, l'abbiamo fatto in un altro video, intercettazioni telefoniche durante i calciopoli, ragazzi. Cioè. E quindi in quel caso lì l'Inter dovette ammettere, perché il ragazzo ovviamente non usciva scritto, quando andò a casa e festeggiò, successo un bordello, infatti lo chiamarono lo scandalito argentino, perché si tenette in Argentina nel 1981, l'Inter fu costretta a restituire il titolo. Caro Antonello, e te ne ha trovato un'altra, andiamo avanti. Negli anni 90 il passaporto falso di Racoba, sappiamo tutti, no ragazzi? Oriali, che poi da tutti in nazionale, uno scandalo totale, un delinquente che falsifica un documento della procura. E dov'è che avevano preso questi passaporti? L'avevano fatti, il passaporto era vero, ma era basato su una patente falsa che era uscita dalla modernizzazione di Perugia. Chi era il PM di Perugia in quegli anni? Chi ne è? Attuale. Perché poi il cerchio poi si chiude, no? Bene, passiamo al 2005. Il 2005 l'Inter fa falso in bilancio, viene condannato per falso in bilancio, l'Inter e Milan condannato per falso in bilancio. Berlusconi, che era il presidente del consiglio dell'epoca, cosa fece? Depenalizzò i falsi in bilancio, l'Inter si salvò. La giustizia sportiva non procedette contro l'Inter perché dissero che loro erano garantisti e volevano aspettare la fine del processo penale. Quando finirà il processo penale prenderemo provvedimenti. Ah, però con la Juve
non si è presa per buona l'accusa di una procura che non aveva competenza di indagare, lì volevano aspettare la sentenza definitiva. Il processo penale della Juventus non è manco iniziato, non era la procura di Torino che ha fatto le indagini, non aveva manco la competenza, è sposta da Roma, non manco iniziato, la Juve ha già preso 15 milioni, ha già perso 100 milioni di euro. Queste disparità oggettive, incontestabili, incontestabili. Passiamo al 2006 con Caccioli, ragazzi, Caccioli. Ci sono le intercettazioni illegali e i pattinamenti illegali per le quali l'Inter è stata condannata a risarcire non solo Bobovieri, non solo tutte le persone intercettate, quindi i disegnatori, Bergamo e così via, ma anche Moggi. L'Inter dovette risarcire Moggi perché le intercettazioni di Calciopoli, nessuno spesso lo dice in modo chiaro, non erano intercettazioni di una procura, erano intercettazioni fatte in modo illegale di Telecom, di Tronchetti Provera, che era dirigente dell'Inter, in modo del tutto, e questo è anche spionaggio industriale. Quindi oltre ad andare contro il diritto di privacy, che anche lì è un reato penale, addirittura c'è pure spionaggio industriale, altro reato penale. L'Inter dovette risarcire e addirittura nel risarcimento disse: paga di più, ma voglio che si tenga il silenzio segreto, questa cosa non deve uscire fuori. Inoltre le intercettazioni, sappiamo, di Moratti e di Facchetti sono uscite, sono lì, si possono ascoltare. Caro Antonello, tu che dici che non avete mai fatto nulla, è sempre stato corretto l'Inter, le intercettazioni sono lì. E Palazzi disse, quando uscirono fuori, le orne nascosero le loro telefonate. Quando Moggi le scovò, Palazzi aspettò un anno, fece scattare la prescrizione, dopodiché disse sì, l'Inter ha fatto peggio di Moggi, andava in Serie C, perché è illecito sportivo, mentre la Juventus non era illecito sportivo, si inventarono l'illecito strutturato che non esisteva, perché poi la Juventus si inventano gli illeciti sportivi, anche se non esistono. L'Inter è un vero e proprio illecito sportivo, perché chiedevano l'arbitro, hanno chiesto un aiuto a vincere una partita, la storia delle caselline, se ve la ricordate. Ebbene ragazzi, e quando Moggi ha continuato a dire questa cosa, il figlio di Facchetti ha denunciato Moggi per diffamazione, si andò a processo e la Corte Federale d'Appello di Milano diede ragione a Moggi, perché disse che Facchetti sì, faceva lobbying con gli arbitri. C'è una sentenza definitiva che assolve Moggi per diffamazione, dicendo no, non è diffamazione, perché Moggi diceva la verità, Facchetti, anche se è morto, pace all'anima sua, faceva lobbying con gli arbitri. Caro Antonello, hai capito? Hai capito, caro Antonello? Nel 2016 l'Inter fa plusvalenze fittizie, caro amico Antonello. Nel 2016 l'Inter commette una serie di plusvalenze fittizie, Nagatomo, se vi ricordate, era una di quelle, e ammise le plusvalenze fittizie, andò a patteggiare con la Federazione Italiana Gioco Calcio, dopo aver fatto farsi in bilancio già per plusvalenze fittizie, e si salvò perché volevano aspettare il fine del processo, e Berlusconi depenalizzò il reato e finì lì il processo, e la giustizia sportiva non intervenne, ci fu la prescrizione. In questo caso qui invece l'Inter dovette patteggiare e pagò una multa di 90.000 euro per patteggiamento, per tutta una serie di plusvalenze fittizie, ragazzi. Quindi, caro Antonello, io mi voglio fermare qua, perché sennò facciamo mattina e il video già sta durando anche troppo. Tra l'altro, proprio oggi, un ex centrocampista del Bologna, della Fiorentina, del Torino, quindi un anti-juventino, ha detto chiaramente che l'Inter dovrebbe stare in Serie D per tutti i reati e gli illeciti che ha commesso. Ragazzi, questi negano l'evidenza! Sono incredibili! Fatti conclamati, ripeto, io non voglio entrare nella discussione della Marotta League, che sono cose che per noi sono evidenti, ma che non sono conclamati. Io sto parlando di fatti conclamati, certificati, ammessi, patteggiamenti, sentenze. E anche questo negate! Siete la vergogna delle persone, ragazzi. Questa è la verità. Siete senza dignità. Siete senza dignità. Almeno ammettere l'evidenza. Non volete ammettere le cose chiare. Almeno l'evidenza. Almeno le cose conclamate. Cioè, questo è un CEO, un amministratore delegato, ragazzi. Cioè, come si fa ad apprezzare una società del genere? Come si fa a tifarla? Fatemi sapere cosa ne pensate. Commentatevi di questo per sempre. Fino alla fine. Forza Juventus.